Nei pressi di Buttapietra, a Corte Melegano, la Casa Solidale Giovani di Caritas Diocesana Scaligera, si è svolta nel fine settimana l'assemblea annuale dei soci della cooperativa Il Samaritano. Un'occasione importante per ripercorrere l'anno appena trascorso, raccontare di tutti i progetti messi in atto e per guardare e ripensare al futuro in modo nuovo, anche alla luce dell'emergenza coronavirus. L'evento è stato motivo per conoscere il neo direttore Caritas e presidente del Samaritano, Don Gino Zampieri. È stato un anno di grandi cambiamenti, un anno in cui si è continuato ad accogliere e a lavorare con tutta la fascia della grave marginalità e anche l'anno in cui si sono sperimentate e realizzate delle nuove forme di accompagnamento, per esempio quello di sganciare ad altre realtà alcuni dei servizi storici che avevamo come cooperativa e hanno dato la possibilità, in un'ottica di rete, di creare un sostegno per la grave marginalità in una maniera più completa e più sul territorio. Per l'anno 2020 sarà un anno che ci chiamerà anche lì a rivedere alcune delle nostre attività e modalità operative. Prima tra tutti per questa epidemia che ci ha colpito in questo anno e quindi ci costringe in questa fase di post-Covid a ripensare ai nostri servizi perché siano tutelanti per le persone ma anche perché siano nuovamente pronti ad accogliere le difficoltà che questa post-pandemia ha portato, che sono anche un aumento delle fragilità, un aumento delle povertà. Inoltre, ultima cosa importante per l'anno 2020 sarà quella di dare priorità al lavoro sul territorio. Come Caritas siamo chiamati ad animare le comunità e la sfida sarà quella di animare le comunità perché possano accogliere anche la grave marginalità, un tipo di povertà molto complicata, ma che ha bisogno assolutamente della vicinanza di una comunità.